qui il 20 di maggio è praticamente crollato lo stabilimento della Serital. E in particolare la struttura in cui ci troviamo oggi è l'esatta copia di quella che era la vecchia struttura. Qui dove c'era la produzione è crollato completamente tutto lo stabilimento e nell'altra metà che vedete più in fondo invece sono stati dei danni localizzati, è crollato parzialmente. La Serital è una serigrafia industriale, praticamente stampano su qualsiasi tipo di supporto, diciamo tranne i tessuti. Subito dopo il terremoto gran parte della produzione era stata schiacciata, quindi tutte le macchine sono state distrutte e ci siamo trasferiti, diciamo, l'azienda si è trasferita in un capannone qui di fronte, molto più piccolo, non equipaggiato e sotto a una tensostruttura, quindi una copertura di emergenza. Passo più difficile è stato quello di prendere la prima decisione, perché è stata presa poche ore dopo la prima scossa. Qui tutto è crollato alle 4 del mattino, quindi alle 9 del mattino, forse alle 10, ci siamo trovati con mio padre e l'altro socio e alcuni dipendenti per decidere il da farsi. E la decisione è stata quella di ricostruire, perché altrimenti non ci sarebbe stato niente da poter utilizzare. Le macchine non c'erano più, la struttura non c'era più. Quindi quello che abbiamo deciso di fare è stato quello di ricostruire lo stesso tipo di stabilimento, anche perché andava benissimo ed eravamo contentissimi. La burocrazia è stata, diciamo, abbastanza snella, perché tramite il decreto che è uscito subito, l'ordinanza che poi è trasformata in decreto, ci ha permesso di ricostruire velocemente in deroga a tutti i permessi e i permessi di costruire e tutte le autorizzazioni del caso. Dopo una riunione con l'USL, alcuni consigli dal comune, siamo partiti con la ricostruzione fedele dello stabilimento. Per quanto riguarda gli accorgimenti tecnici, purtroppo sono stati un po' pilotati dall'aspetto economico. Abbiamo valutato tutte le possibili scelte, i materiali, il legno, l'acciaio, il calcestruzzo. Alla fine ci siamo orientati sia per termini di costo che per termini di rapidità di esecuzione e quant'altro su una struttura in calcestruzzo prefabbricato. Dal punto di vista tecnico gli accorgimenti sono, diciamo, di comune impiego, le connessioni che sono quelle che poi che si vedono anche se sono state mascherate dalla pittura, sono le connessioni tra tutti gli elementi prefabbricati, quindi ogni elemento è saldamente giuntato a quello su cui appoggia o su quello su cui è infisso. Ai pilastri, per esempio, c'è una connessione di ripristino, di totale ripristino, mentre per quanto riguarda le connessioni tra gli architravi e i pilastri ci sono delle connessioni meccaniche, bulloni e barre filettate. Il tutto, anche la copertura, è tutto saldamente collegato, quindi ogni elemento è saldamente collegato all'altro. Per quanto riguarda, diciamo, la pavimentazione, quello che poi vedete adesso è che stanno realizzando la pavimentazione. La pavimentazione è un aspetto, anche se sembra un dettaglio, molto importante per quanto riguarda gli aspetti sismici, in quanto ha una funzione, anche se supplementare, di legame tra tutte le fondazioni. E in particolare si vedono quelle che vengono chiamate le travi di giunzione antisismiche, che sono quelle che permettono di mantenere invariate le distanze tra i pilastri. Per quanto mi è dato sapere oggi, il capitolo contributi per le strutture industriali è ancora un punto interrogativo. Quindi credo che le procedure saranno simili a quelle che hanno adottato per le abitazioni poco danneggiate, quindi quelle che corrispondono alle schede AEDES B e C, cioè ovvero le banche faranno da tramite tra i proprietari e lo Stato per i contributi e verrà, diciamo, pagato, finanziato l'80% di quello che è il valore di ricostruzione o il valore, insomma, quantificato all'80% delle strutture. Per ritornare in produzione, diciamo, la nostra scommessa è stata di rientrare prima della fine dell'anno. Poi dopo, mano a mano che i dettagli si sono chiariti, abbiamo messo come
nostra deadline la fine di ottobre. Tutti i macchinari che al momento abbiamo pronti, disponibili, li rimetteremo subito all'interno. Tutto il resto sarà da riacquistare. Questa forse è la parte più un po' preoccupante, perché non so esattamente come saranno i contributi per le attrezzature. E poi vorrei ringraziare anche il SAI che ci ha dato questa possibilità di poter, diciamo, sia ringraziare chi ci ha dato una mano che far vedere una realtà di un San Feliciano, una piccola impresa sanfeliciana che trema ma non molla.